Ciao cari amici followers e benvenuti in questo nuovo video. Volevo subito dirvi e presentarvi un pacco che mi è arrivato. Ho comprato qui tutto l'occorrente per la nuova stagione dei miei carissimi uccellini. Ma vediamo insieme che cosa contiene nel dettaglio. Lo scontrino con tutte le chiamate esatte da parte di questo negozio, che per intenderci è lo stesso negozio di quando mi arrivarono i nidi molto piccoli dove non entravano giustamente i bengalini e che poi non ho potuto utilizzare, ahimè. Ma nonostante questo, io ho continuato a servirmi presso questo negozio dove nel frattempo mi sono continuato a trovare sempre bene. Questo è il nuovo alimento per i miei canarini. È una confezione di 5 kg, vedete 5 kg. Con scadenza maggio del 2020 si chiama per professionisti Platino T3 con perilla. Questo è un ottimo prodotto che viene venduto ad un prezzo altrettanto buono, quindi il primo prodotto è approvato. Questo è un prodotto che non vediamo per la prima volta in mia compagnia, ma che siamo ormai abituati a conoscere, ed è il mix di semi per i bengalini diamantini della Manitoba. Questa è una confezione di 4 kg con scadenza agosto del 2020. È un prodotto davvero ottimo, quindi anche questo secondo prodotto decisamente approvato. Infine, in uno scatolo separato dalle altre cose e ben protetto, che cosa troviamo? Perfetto. E soprattutto una sorpresa. Allora, questi sono i contenitori con la juta e il cotone, cioè il materiale indispensabile perché i canarini, come anche i diamantini, possano costruire il loro nido. Ne ho presi 4. Uno per la prima coppia di diamantini, il secondo per la seconda coppia e poi questa volta ho 2 coppie di canarini, quindi un totale di 4.
mi sembrano proprio vuote, ciascun contenitore non è stata pressata bene la juta come si vede, però diciamo che a me serviva questo involucro che la contenesse, perché altrimenti la juta già ce l'ho, ne ho un bel pacchetto abbastanza grande e che è da consumare. Quindi due posatoi della lunghezza di 22 cm che mi servono per i canarini e sono abbinati colore bianco. Questa volta sono ricaduto sul colore bianco e sembrava quasi finito, invece non è così. Conservo per ultima la sorpresa finale. Abbiamo due graffette che servono per i canarini per reggere l'osso di seppia. Questa è la parte che si mette tra le traverse della gabbia, mentre qui viene messo l'osso di seppia a disposizione dei canarini. Ne ho presi due, uno già ce l'avevo, più altri due. Molto importante, che mi serve perché già domani mattina dovrò posizionarli, questo nido che è molto stabile, questa struttura diciamo così metallica per il nido, dove poi i canarini con l'utilizzo di questa juta andranno a costruire il posto dove far nascere, si spera, i loro piccolini carissimi. E infine, ma prima della sorpresa finale, è duopo, cioè necessario, significa semplicemente bere un pochino. Un po' di acqua meravigliosa. Ecco qui il nido per i diamantini bengalini. Non è che si sia proprio il nido perfetto, però è un nido che rispetto agli altri è più comodo. Vedete, bello profondo, dove andare a mettere la juta. La parte dove entrano è stretta, di modo che non vengano, non si sentano osservati, e ci sono gli agganci posteriori che lo rendono stabile una volta inseriti nelle traverse della gabbia. Questo è il primo, per la prima coppia. E questo è il secondo. Devo dire che sono dei nidi, guardate com'è stretto qui l'ingresso, però loro che sono piccolini ci stanno, e in più sono contenti perché non si sentono, mi ripeto, osservati. Devo dire che questo nido mi sembra, dopo averlo provato per un po' di volte, un buon prodotto. L'unica parte debole è questa dell'aggancio, che tende, una volta inserito, una volta che viene usato, ad usurare queste parti invece più delicate del nido, e che quindi tende col tempo a rompersi. Non sono nidi che durano diversi anni, ma durano poco tempo, devo essere sincero, o almeno questa è la mia personale esperienza. Devo ringraziare il rivenditore che me li ha separati, che me li ha curati nella spedizione. Devo dire che questa volta sono rimasto davvero contento e pertanto mi sembra doveroso dedicargli almeno un caffè. Grazie.
Ottimo, bello caldo. Bello amaro come piace a me. Diciamo che questa volta sto usando di meno la pannina tedesca. Mi piace amaro. Qualche volta lo zucchero, dipende dai momenti. E finalmente, dopo tanto tempo, siamo ritornati in un video di unboxing che spero sia risultato di vostro gradimento. Con le solite raccomandazioni di rito rivolte proprio a te che non sei iscritto al mio canale, di iscriverti, di lasciare il tuo like, il tuo commento e un ringraziamento personale rivolto a ciascuno di voi per la sua attenta, quanto puntuale, quanto importante visualizzazione, vi ricordo che con me ci vediamo, dovremo rivederci alla prossima, al prossimo episodio. Ciao, sperando sempre che tutto proceda per il meglio.